davvero una grande, grandissima gioia avere a Pordenone Legge gli abiti di Mario Botta e Flavio Manzoni. Grazie mille davvero per essere qui. È un onore e una gioia averli qui. Incontro quindi con Mario Botta e Flavio Manzoni. Mario Botta che è fondamentalmente architetto ma che è anche designer, e Flavio Manzoni che è uno dei massimi protagonisti dell'industrial design ma che è anche architetto. È un'idea nata quasi per caso da un incontro con l'amico editore Cornelio Giavedoni e il direttore della fondazione Marigusta Lazzari, la fondazione Quirini Stampalia di Venezia, quando si ragionava su come promuovere il libro Mario Botta Quirini Stampalia nell'ambito appunto di Pordenone Legge. Non si voleva fare un po' la classica lectio magistralis o la presentazione, la solita formula della presentazione dell'autore. Si è pensato quindi piuttosto a una forma di dialogo, una sorta di dialogo appunto che esulasse anche dal tema del libro che ormai è alle stampe da qualche mese. Il tema è proprio il rapporto tra architettura e design, due mondi che sono ben distinti, ognuno con le proprie specificità, ma che, come vedremo anche nell'incontro di questa sera, possono avere dei continui intrecci e danno luogo a continue contaminazioni. Poche settimane fa, proprio a Maranello, c'è stato un incontro tra Botta e Manzoni e si vedeva proprio come, di fronte ai prototipi delle Ferrari, un po' tutti e due parlavano la stessa lingua, cioè che sia il modo di rapportarsi con le forme, che sia un'auto, che sia un'architettura, era fondamentalmente lo stesso. Il tempo che abbiamo a disposizione è un po' limitato, per cui prima di passare la parola direttamente ai protagonisti, volevo fare una breve presentazione, anche se credo che un po' tutti voi conosciate i due ospiti. Mario Botta, architetto ticinese, ma legato a filo doppio con l'Italia, si è laureato a Venezia, inizia ancora giovanissimo a costruire, e sono proprio le sue prime case, sono state realizzate ancora quando aveva 16 anni, e proprio le case unifamiliari le hanno aperto la carriera, l'hanno fatto conoscere, diciamo, nel panorama architettonico internazionale, gli hanno proprio aperto anche la strada per commesse più importanti. Penso alla biblioteca del convento dei Cappuccini a Lugano, la scuola media di Morbi Inferiore, la casa della cultura André Malraux a Chambéry, la mediateca di Villeurbanne, e poi ancora a Lugano la banca del Gottardo, e poi i musei ne ha fatti tantissimi. Ricordo soltanto il Vatari a Tokyo, il museo Jean Tinguely a Basilea e quello dell'arte moderna a San Francisco, e poi ancora la biblioteca municipale di Dortmund, e poi gli edifici per il sacro, la sinagoga simbolista a Tel Aviv, per non parlare poi delle chiese. Negli ultimi 20 anni Botta lavora anche all'estero, in Corea, in India e anche in Cina, dove sta realizzando un enorme campus per l'Accademia di Belle Arti di Shenyang. In Italia ha curato il restauro del Teatro La Scala a Milano, il MART di Rovereto, la Facoltà di Biologia e Biomedicina a Padova, e qui proprio a Pordenone ha realizzato la chiesa del Beato Odorico, che insomma sono passati un po' di anni, ma penso che un po' tutti qui la conosciate. Accanto all'attività professionale vi è poi l'insegnamento, che negli ultimi anni ha avuto un'importanza notevole. È stato fondatore dell'Accademia di Mendrisio ed è in fase di ultimazione questa splendida iniziativa del Teatro dell'Architettura, sempre a Mendrisio. Anche Flavio Manzoni è un enfant prodigio, diciamo, per quanto riguarda il suo campo. Fin da giovanissimo scopre la passione e la naturale inclinazione per il disegno, un disegno che non era rivolto solo all'auto, ma come vedremo spaziava un po' nei vari campi. Addirittura anche lui, quando aveva 16 anni, le principali testate nel mondo automobilistico pubblicavano i suoi schizzi e i suoi disegni. Dalla natia Sardegna si è trasferito a Firenze, si è laureato nell'Ateneo Fiorentino, dove insegnavano, tra i tanti, c'era Adolfo Natalini e Giovanni Klaus Koenig, che è stata un po' una pietra miliare nella critica del design. Ha collaborato con autentici maestri del design dell'auto come Walter De Silva,
Nel 1993 sei entrato nel centro stile Lancia, di cui sei diventato poi il responsabile dell'interior design. Dopo una parentesi in Spagna, in Seat, dal 2001 sei tornato in Lancia come direttore del centro stile, e a lui si deve soprattutto il rilancio del marchio Lancia, tanto che dopo sei diventato il direttore del design dell'intero gruppo Fiat, e tra le altre cose ti sei occupato della Grande Punto, della nuova 500, macchine che insomma sono diventate popolarissime. Nel 2006 è iniziata la fortunata esperienza in Volkswagen, dove hai seguito i marchi anche Bentley e Bugatti, e tra le varie vetture c'era la Up, la Scirocco, la Golf sesta e settima serie, il nuovo Beetle, Touareg, insomma un'enorme serie di automobili. Nel 2010 approda in Ferrari con l'incarico di realizzare proprio dal nulla il centro stile Ferrari, che abbiamo appunto avuto modo di visitare insieme. E dirige appunto il centro stile, e qui si entra nell'attualità con auto che sono diventate delle vere e proprie icone nel mondo di rappresentanza, diciamo, del Made in Italy, quindi penso alla F12 Berlinetta, la 458 Speciale, la nuova California T, e poi la pluripremiata FXXK, che insieme ad altre appunto ti hanno dato tra l'altro il compasso d'oro. Tra l'altro sono due compassi d'oro, 2014 e 2016, cosa che non mi pare sia mai successa nel mondo dell'automobile. Tra l'altro, ultimissimo premio ritirato questa settimana, proprio a Stoccarda, il premio della rivista tedesca Automotorsport, dove Ferrari batte in casa proprio Porsche, e quindi insomma 1-0 per l'Italia. Bene, meritatissimo. Visto che la Ferrari ultimamente in pista non è che almeno qui ci difendiamo. Passerei quindi la parola a Flavio, che ci illustrerà anche con l'ausilio di immagini come nasce una Ferrari, e poi successivamente a Mario Botta, che presenterà alcuni lavori selezionati sul tema dell'architettura e del paesaggio. Poi al termine, se c'è tempo, faremo un dialogo che potrà anche coinvolgere il pubblico. Prego. Prima di parlare dei progetti Ferrari, e soprattutto di come nasce una vettura Ferrari, che è un prodotto di grande complessità, ho preferito fare una breve introduzione per farvi capire intanto qual è lo scenario in cui ci stiamo muovendo, e poi qual è l'approccio, come dire, alla forma, alla concezione che io e i miei collaboratori al centro stile Ferrari seguiamo. Inizierei con qualcosa che non è esattamente un'automobile, ma è un oggetto in movimento, è un po' una provocazione. Questo è quello che è stato chiamato l'UFO Ferrari, è nato un po' per caso, anzi un po' per gioco, grazie all'invito di un amico giornalista del Corriere della Sera, che oltre ad essere appassionato di auto è anche un appassionato di vite extraterrestri, di alieni e così via. Un giorno mi fa: cosa dici di disegnare un UFO e vedere come tu lo immagineresti, diciamo, sulla scorta della tua esperienza come car designer. E così è nata questa cosa qua, che in realtà mi ha riportato un po' alla mia infanzia, perché quando io ero bambino facevo queste cose, diciamo 14-15 anni facevo questi disegni, immaginando un giorno forse di diventare car designer, anche se avevo anche tante altre passioni, e la mia immaginazione era sempre rivolta al futuro. Ho lavorato su progetti che sono di fatto dei remake. La 500 in realtà è un prodotto di grandissimo successo, anzi per fortuna c'è, perché ha permesso di dare una nuova identità formale al marchio Fiat. Ho avuto la fortuna quindi nel 2004-2005 di lavorare su questo progetto. E poi anche in Lancia, come citava prima Mario, avevo, in una situazione in cui la Lancia versava in grosse difficoltà, tentato di ridare forte slancio facendo un'operazione di remake, la Fulvia che era stata... I meno giovani la ricorderanno benissimo, era il sogno dei ragazzi degli anni 70. Così è stata un'operazione fatta nel 2003, che però
se osservate questa immagine, non è esattamente retro. È vero che a prima vista la richiama quella del 65, ma in realtà è un oggetto assolutamente moderno. L'idea era quella di catturare un po' l'attenzione e il gradimento anche di un pubblico giovane, e partendo dalle linee di questa vettura definire una nuova filosofia formale per il marchio Lancia. Se invece io penso a quello che dovrebbe essere il vero design italiano, penso ai capolavori dei grandi maestri degli anni 60 e gli anni 70, da Castiglioni a Zanuso, Munari e così via, che, notate bene, non avevano minimamente intenzione di citare il passato, cioè semplicemente erano concentrati sui valori di innovazione, sui contenuti, come dire, emergenti dei nuovi prodotti. La tecnologia di allora era in crescita continua, quindi permetteva anche questo fervore creativo, e di fatto tutti questi prodotti qua sono degli archetipi. La loro forza sta anche nella essenzialità e nel fatto che la forma, pur essendo artistica, sposa perfettamente la funzionalità dell'oggetto. Ecco, non potevo non citare anche questo, parlando di contaminazioni, ma parlando anche di ispirazioni. Allora, quindi la prima era la lezione che ci viene da questi grandi maestri del design degli anni 60. E l'altra è quella che viene da quello che è stato il mio maestro per tanti anni, perché Mario, che ho avuto la fortuna di conoscere in queste ultime settimane, in realtà è sempre stato il mio idolo. Cioè io durante gli studi in architettura osservavo tantissimo i suoi progetti e mi esercitavo anche creando dei nuovi edifici improntati un po' alla sua visione, alla sua estetica. Se notate, questa è la Lamborghini Bravo di Bertone degli anni 70, cioè non c'è bisogno di spiegare quali sono i punti in comune tra l'architettura di Mario Botta e l'automobile. C'è questo rapporto grafico molto, molto iconico, no? Che c'è tra i pieni e i vuoti. È una caratteristica che si riscontra in alcuni prodotti, diciamo, della storia dell'automobile, ed è una caratteristica che io ho più volte sollecitato lavorando con i miei collaboratori. Infatti vedrete che ci sono alcuni prodotti, progetti Ferrari, che sono proprio basati su questa idea, cioè quella di partire da un volume, da un oggetto, come dire, solido, consistente, e poi trattarlo, come si dice, per sottrazione, quindi scavandolo opportunamente. Poi noi lo dobbiamo fare ovviamente per ragioni aerodinamiche, però il principio fondante, anche se poi i codici linguistici sono ovviamente diversi, perché una cosa è un edificio, una cosa è un'automobile, no? Cioè non possono avere dei codici simili, però il principio fondante è sostanzialmente lo stesso. Dopo questa introduzione ritorno all'UFO. Perché l'UFO? In realtà questo oggetto nasce, lo vedete in alto a destra, dalla forma della recente hypercar Ferrari, che si chiama la Ferrari, cioè la macchina più potente, più performante mai realizzata nella storia, che semplicemente abbiamo deciso io e due miei collaboratori di utilizzare come base per realizzare questo studio formale. L'abbiamo spogliata di tutto quello che è automobilistico, a partire dalle ruote, e abbiamo lasciato il tema essenziale, cioè questa sorta di mantello a forma di delta che poi evolve lateralmente in due pinne, due alette rigirate verso il basso. Quella che vedete non è altro che appunto la Ferrari, e qui vedete il disegno, uno dei disegni della fase iniziale di ricerca del progetto la Ferrari. Quindi quella che vi ho appena elencato in realtà è appena descritto una operazione fatta a posteriori, ma in realtà questa ispirazione aeronautica o aerospaziale era presente fin dalle prime fasi del progetto. Cioè l'intenzione era veramente fare di questa vettura, di questo bolide, un oggetto estremamente futuristico. Ecco, questo per raccontarvi un po' come nasce, qual è la genesi di un progetto Ferrari. Questo è stato veramente il primo schizzo fatto per questa automobile.
è uno schizzo concettuale, qui non c'è forma, c'è concetto, cioè l'idea qual era? Quella di trasferire alla forma quel concetto di, che improntava la vettura, di transfer tecnologico dalla Formula 1 alle vetture stradali ad altissimo livello. Quindi l'idea era quella di avere una sorta di fusoliera o di, come dire, di speed form che rimane sospesa su un fondo piatto. E questo è il tema delta di cui parlavo prima, che è uno dei disegni, delle centinaia di disegni fatti nella prima fase di ricerca da me e dai ragazzi, che a nostro avviso come dire, soddisfava tutti i requisiti del progetto e nello stesso tempo poteva dare una connotazione molto iconica, molto riconoscibile al progetto. Qui c'è invece l'aspetto che mi preme analizzare, che è quello dell'interpretazione, quello della, come dire, del linguaggio formale. Io ho sempre pensato che la forma sia un mezzo attraverso il quale comunicare. Ovviamente è un linguaggio che non utilizza parole, ma quindi è un metalinguaggio, ma che di fatto è capace di trasmettere tanti significati, l'emozione che ha generato un progetto, i valori di innovazione, i valori simbolici anche dello stesso prodotto. Quindi, le dicevo, la forma come un qualcosa di pensato come, non come un rivestimento, non come un carter che veste una meccanica, ma come un qualcosa di integrato, qualcosa di organico. Quindi questa forma qua nasce non sulla base di, come dire, di desideri di natura stilistica o estetica. Certo che c'è questo, c'è sempre la visione, c'è il sogno, ma c'è una miriade di requisiti e di vincoli da rispettare, da conoscere, soprattutto da capire. Una cosa importante, parlando del linguaggio formale, quindi degli aspetti comunicativi, il frontale rappresenta sempre la faccia dell'automobile, quindi quella che trasmette subito il carattere, la personalità del prodotto. Non vi sto a elencare il numero di modelli in scala 1 che abbiamo fatto prima di arrivare a questo risultato. Molti di questi modelli partivano dall'idea di mantenere una forma della bocca, della calandra classica, quindi la tipica, il tipico ovale sorridente delle Ferrari. Non funzionava, prima di tutto perché veniva un effetto classico, due perché non combaciava con il layout tecnico. Con questo non è che dico che ci dimentichiamo della tradizione, questo disegno fa capire come la tradizione Ferrari è sempre presente, ma è il modo con cui la trattiamo che è diverso, cioè neanche un esperto probabilmente riesce a riconoscere che c'è un legame tra queste due vetture, la Ferrari e la Dino Formula 1, la F-156 del 61, che era nota per avere questo muso molto particolare che chiamavano shark nose. Aveva una caratteristica, aveva un solo radiatore, ma aveva due bocche, due narici che erano state ottenute sfettando il volume con una pianta, diciamo, a V, e lasciando quindi questo setto centrale che le divideva. Noi abbiamo voluto fortemente seguire questo principio, che però è un principio, come dire, concettuale, non c'è un'imitazione formale, no? Credo che questo sia chiaro. La volontà era anche quella di tenere il supporto di questo doppio alettone che si trova nella parte bassa sospeso e staccato in vista laterale dal radiatore. Si crea un effetto che è molto iconico e anche molto architettonico, perché si legge una forma a catamarano con questo elemento centrale, questo setto che sorregge un'ala, ed è un qualcosa che comunque rimane molto impresso. È nuovo, è originale, ma nello stesso tempo chiunque abbia visto questa vettura, diciamo nel periodo del lancio, l'ha riconosciuta immediatamente come una Ferrari, pur essendo estremamente originale. Queste sono alcune fasi, alcuni momenti di vita quotidiana al centro stile,
dove si vedono i designer e i moderatori a confronto con gli ingegneri, ma anche con i piloti, perché una Ferrari va testata continuamente, costantemente, anche in pista. Questa è un'altra fase importantissima, invece, il lavoro che facciamo in virtuale. Lo strumento virtuale che ci permette di modellare in 3D tanti modelli, tante forme, è fondamentale per avere una varietà di proposte notevole, soprattutto all'inizio del progetto, e siamo in grado di trasferire, di rendere tangibile questa forma che nasce virtuale, trasferendola su un modello in clay, che è un materiale molto plastico, è una plastilina, con grande rapidità attraverso l'uso della fresa e attraverso poi anche il lavoro, il tocco, come dire, artistico dei nostri modellatori, che sono dei veri e propri artisti, sono degli scultori, ed è grazie a loro che si riesce a dare quella tensione, quella sensualità che la superficie di una Ferrari deve sempre avere, altrimenti non sarebbe una Ferrari. No, questa la faccio vedere, ci tengo a citare il team, perché è la cosa che mi rende più fiero di tutta questa esperienza. Io ho avuto la possibilità, a partire dal 2010, di creare da zero questo team. La Ferrari aveva storicamente, insomma, una collaborazione con i Pininfarina e con i vari carrozzieri. Dal 2010, appunto, è iniziato questo processo di composizione dell'organico del centro stile. Oggi siamo, insomma, più di 80 persone, e questo era il team all'epoca in cui abbiamo presentato la vettura, nel 2013, se non erro. Questa invece è la versione Roadster che presenteremo al Salone di Parigi alla fine di questo mese. Sono già tutte vendute, nonostante il prezzo non sia molto affordable, come dire. Ecco, ancora alcuni esempi per far notare una cosa. In Ferrari, questa è la F12 Berlinetta, è quella che prima Mario citava, vincitrice del Compasso d'Oro nel 2014. Ci tengo a dirlo perché l'automobile probabilmente per tanti anni non è stata vista un po' con un certo snobismo dall'establishment del design. Sono soltanto 8, se non erro, le vetture che nella storia, in 60 anni di storia del Compasso d'Oro, hanno ricevuto questo premio. Noi abbiamo avuto la fortuna di prenderlo in due edizioni successive, quindi prima per questa e poi per la FXX, che vedrete dopo. Questa è un'altra vettura Ferrari con motore 12 cilindri, però anteriore, ha una linea completamente diversa, una linea più elegante, più raffinata, proprio per effetto di questa composizione dei volumi, perché la cabina arretrata, il cofano lungo, insomma, è proprio una Gran Turismo. Segue la versione da pista, cioè la Tour de France, che abbiamo fatto di recente, che invece è una vettura da pista e quindi volutamente incarna uno spirito diverso dalla Ferrari, ha dei codici stilistici completamente diversi da quelli che abbiamo appena visto, che sono molto più raffinati, e non ci siamo preoccupati di nascondere gli elementi in carbonio che sono, diciamo, necessari per tenere incollata sull'asfalto una macchina che ha delle prestazioni. Quando è nata questa è stata la Ferrari più prestazionale della storia, quindi ci tengo a farle vedere perché noi non seguiamo la filosofia del family feeling come fanno tutti gli altri. È quello che io chiamo un po' l'effetto matrioska, no? Fatta una, poi le fai a scalare, più o meno sono tutte sono tutte uguali. Io trovo che questa filosofia rifletta una certa mancanza di coraggio. In Ferrari siamo invece fieri di portare avanti l'idea, come dire, di un linguaggio della differenza. Scopriamo ogni giorno quanto il patrimonio formale di Ferrari è possibile declinarlo in tantissime versioni, senza però perdere questo feeling e questa riconoscibilità che è invece fondamentale. Questa è la GTC4 Lusso, la cito perché qui siamo invece sull'altro versante della gamma Ferrari, quindi il top del lusso e dell'eleganza Ferrari.
una vettura a quattro posti col motore anteriore. Faccio vedere i disegni perché per ricordare che il disegno non la matita non l'abbandoniamo mai, è sempre il primo strumento col quale io e i miei collaboratori trasferiamo, proiettiamo sulla carta le nostre immaginazioni e quindi le facciamo diventare reali nell'atto stesso dell'intervento sul foglio bianco. Quindi c'è una macchina che ha tutto un altro spirito, un altro linguaggio, presentata a Ginevra di quest'anno, è stato un successo notevole, c'è una lista d'attesa notevole. E poi ancora la 488 GTB, che è quella che appunto ha vinto il premio ieri a Francoforte battendo la Porsche, a Stoccarda, è un altro esempio di vettura Ferrari, in questo caso una berlinetta motore posteriore centrale 8 cilindri, anche lei trattata, come dire, per sottrazione di volume, un po' come sulla Ferrari, sulla prima che abbiamo visto. Quindi i principi formali sono gli stessi, poi gli esiti però cambiano radicalmente da modello a modello. Finisco con questa, che è la FXSK, cioè la versione da pista, prodotta in soli 35 esemplari, credo, della la Ferrari. Questa è una macchina che nasce, non è omologata per uso stradale, nasce solo per la pista, per fare competizioni in pista. Sono soprattutto i nostri clienti, i nostri collezionisti che adorano le corse, che comprano questi bolidi per cimentarsi appunto nelle competizioni. Per noi questo è anche un banco di prova, cioè riusciamo a sviluppare soluzioni molto innovative anche attraverso questo tipo di esperienze. Questa la faccio vedere perché è un prodotto che ha preso tantissimi premi, dal Compasso d'Oro al Red Dot Best of the Best, eccetera, eccetera. E le giurie hanno sempre messo in evidenza un fatto, cioè che c'è una perfetta fusione tra forma e funzione. E qualcuno ha scritto anche che è un legame che va ben oltre il tipici slogan che molte case automobilistiche snocciolano. E che se andiamo a guardare bene invece non c'è veramente questa corrispondenza. Ecco, ci tengo a far notare una cosa: le due forme da un punto di vista aerodinamico sono assolutamente equivalenti, cioè l'efficienza aerodinamica è identica, solo che una è appunto disarmonica, l'altra invece è un insieme coerente che ci ha permesso anche di ritornare all'idea originaria, cioè quella di avere un effetto molto radicale, molto, molto moderno, molto futuristico, dove per esempio questi due cosiddetti candelabri, così vengono chiamati, questi due spoiler posteriori diventano oggetti molto dinamici, molto dall'impronta aeronautica nella versione finale. L'idea è quella di ottenere un insieme iconico, cioè un insieme di segni chiaro, comprensibile, che colpisce e che rimane impresso, no? Finisco con l'interno, lo faccio vedere solo perché, solo un po' per chiudere il cerchio, perché se guardiamo questo interno non sembra di vedere un'automobile, ma sembra di essere dentro un caccia o dentro una navicella spaziale. Ci hai fatto questa carrellata proprio di modelli nell'ambito del car design che veramente hanno potuto spiegare chiaramente, oltre al fatto di come nasce una Ferrari, proprio anche quello che è il tuo concetto per quanto riguarda le auto. Sei riuscito tra l'altro a illustrare progetti anche sofisticati con un linguaggio immediato e chiarissimo. Significa che quando i progetti sono buoni si riescono anche a spiegare con molta facilità. Passerei quindi la parola a Mario Botta. Bene, grazie dell'invito. Io credo che ci sono moltissime analogie, nel senso che le forme non possono essere né direttamente ereditate né soprattutto inventate. La gente pensa che la matita possa inventare delle cose. No, la matita risponde a delle condizioni
soprattutto quelle dell'aria nel caso dell'automobile, e per l'architettura risponde a delle condizioni di natura. L'architettura è la disciplina che organizza i carichi e le forze che poi a gravità scendono a terra. Non c'è altra spiegazione della costruzione architettonica se non la creazione di uno spazio che poi scarica i pesi, come per voi l'aria, al suolo. Nessuno di noi ha la verità in tasca, però quando trovi che una Ferrari finale ha un'immagine di un insetto, e l'insetto è forse la roba più precisa, dove non c'è niente di superfluo, l'insetto nella sua evoluzione ha perso tutti gli elementi che non erano indispensabili per la vita, per il movimento, e molte delle Ferrari che tu hai mostrato sono degli insetti che invece di andare lentamente corrono a 300 all'ora. Quindi da questo punto di vista ci sono delle analogie molto forti. Io ho dato un taglio molto diverso, ho scelto su circa 50 anni di attività, io è vero ho lavorato con furore e ancora adesso sono, è forse l'unica cosa positiva che non posso rimpiangere, di aver lavorato proprio con forza, con furore, vincendo, come dire, le condizioni, le controversie, i contrasti della vita attraverso il lavoro. Il lavoro è una medicina incredibile, no? Perché se hai il lavoro, e il lavoro è anche un modo per aiutare gli altri, ritrovi una serenità, ritrovi un equilibrio che ti permette di recuperare, quando sei a casa, le forze per la battaglia del giorno successivo. Ho scelto in questo panorama di una cinquantina d'anni una dozzina di lavori eseguiti. A me piace pensare, credo che sia così anche per te, che il disegno non basta, cioè l'opera di architettura si arricchisce sempre del lavoro degli altri, della fatica del lavoro, del desiderio, della speranza. Quindi l'architettura costruita è infinitamente più ricca dell'architettura disegnata. L'architettura disegnata è un amore mancato ancora. L'architettura costruita ha questa grande forza. E allora vediamo assieme, questa è una scuola del 1972, costruita a tappe, in modo che alla fine però segni l'insieme. È una struttura scolastica con tre livelli molto semplici. Il livello del piano terra è un portico, il primo livello le aule, il secondo livello i laboratori. E allora anche questa aggregazione di unità costruttive in realtà non sono state disegnate, sono i pilastri nella parte bassa, le grandi travi per segnare i solai e le architravi della parte alta, e i lucernari che porteranno, vedrete poi, veramente la spina dorsale, che è il grande corridoio centrale che lega le differenti unità. Quindi un insieme multiplo di unità costruttive che poi all'interno invece, come vedete attraverso questa è una spina dorsale di vuoto, dove i ragazzi all'interno possono individuare lo spazio dove si muovono e dove andranno sui diversi livelli. Poi naturalmente ci sono le due testate un po' diverse, perché non sono anelli vuoti ma sono anelli che diventano degli elementi compiuti. Una piccola casa che Flavio ha mostrato in precedenza, in cima una collina, qui vedete le piante, una sonometria, e ecco la casetta in cima a questa collina che diventa come un radar ottico. La casa è nient'altro che una facciata, come un radar ottico che vibra, concava, ha dei mattoni messi a 45 gradi
e di fatto la casa è una caverna costruita. La caverna è l'idea dell'abitazione, è dentro la montagna l'idea della protezione, però l'idea della protezione della casa diventa anche forte se ha l'apertura verso la valle. Ecco allora questa unica apertura che raccoglie il terrazzo, raccoglie poi l'organizzazione interna. Quindi un recupero per fare delle analogie con il disegno delle auto, di una memoria anche. La memoria appartiene all'idea dell'abitare, come l'automobile porta con sé l'idea della velocità, l'idea invece dello stare è proprio dell'abitazione, l'idea di prendere possesso di un luogo, l'idea di comunicare con questa piccola freccia che attraversa l'insieme della casa, di comunicare col cielo, col cosmo, con la luna, con le stelle. Quindi la casa diventa un elemento permeabile per la valle sottostante, ma anche per i valori del cosmo che ci sono dati. Un altro esempio abbastanza significativo, dove la testimonianza dell'architettura diventa anche una memoria costruita. Questa piccola chiesetta nel 1986 è stata distrutta da questa valanga. Mi aveva molto impressionato il racconto dei valligiani che erano sull'altra parte della valle e che vedevano questa massa di detriti e di neve, alti 30 metri, avanzare lentamente, ma inesorabilmente. Questa discesa di una valanga di 30 metri con un frastuono, dicevano, enorme, distruggeva tutto quello che trovava, alberi, sradicava, ha distrutto una quindicina di case che stavano attorno, e alla fine noi abbiamo trovato, una volta liberato dai detriti, che erano alti appunto in una maniera impressionante, abbiamo trovato il disegno in giallo della chiesa sul territorio, sul terreno. E allora il problema di rispondere ai valligiani, sono confluiti in un'associazione, ma noi vogliamo ricostruire questa chiesa. E come ricostruire una chiesa seicentesca, quindi 400 anni di storia, distrutta da una valanga? E allora lì si sono scatenate le polemiche che potete immaginare. Bisogna farla dov'era, com'era, perché la memoria, ma dov'era, com'era la memoria della valanga, dove sarebbe esistita? Non sarebbe stata, se noi l'avessimo costruita come era precedentemente. Era un modo di negare l'avvenuta anche valanga. E allora abbiamo scelto invece una strada, secondo noi, più coraggiosa. Abbiamo insistito sul topos, quindi la posizione esattamente l'asse, abbiamo fatto il centro della nostra composizione là in basso, dove c'era un piccolo ossario, perché in tutta questa disavventura, in questa tragedia, gli unici che si erano salvati sono stati i morti. Si sono trovati 400 anni di ossa sottoterra in maniera ipogea, che erano i tranquilli, la valanga li aveva lasciati intatti. E allora da quell'ossario che vedete sulla destra, da lì abbiamo ricostruito questa chiesa, con però la memoria della valanga, e quindi gli abbiamo dato una forma ellittica capace di resistere fisicamente, come se fosse un contrafforto, a una improbabile futura altra valanga. Poi abbiamo fatto un'altra operazione molto semplice. Vedete in basso la pianta, un'elisse per far scorrere una improbabile valanga se dovesse scendere dall'alto. Un'elisse è una forma con due fuochi, quindi una forma inquieta. Quando siete all'interno di un'elisse, credo che tutti noi riusciamo a sentire che non è una forma stabile, è una forma inquieta. Tagliando un solido a pianta ellittica sull'asse minore, abbiamo trasformato questo spazio inquieto all'interno in una condizione
qui la vediamo in diverse condizioni, in una condizione perfetta a livello di copertura. Ricordavo che mia madre mi portava in chiesa e io, piccolino, che non, ovviamente non riuscivo a seguire i riti e la liturgia, però sognavo queste volte dipinte con gli angeli sospesi, detto, ma come sarebbe bello che fosse davvero il cielo. Ecco che l'abbiamo fatto, il cielo dove si vedono le nuvole passare, gli uccelli, e quindi sono delle cose inconsce che non si sa, non è che sia che abbia voluto ripercorrere questo percorso che vi ho narrato, ma probabilmente è indirettamente anche presente. Poi abbiamo preso la pietra della montagna, due filoni, una grigia e una bianca, e l'abbiamo ricomposta. Un'altra chiesetta, io mi sono confrontato molto col tema di questi luoghi di culto molto affascinanti in una società secolarizzata che quindi gli dedica proprio poca attenzione, ma per l'architetto invece ricordano una memoria millenaria. In questo caso è come uno sperone che esce dalla montagna sul promontorio, costruisce in fondo un belvedere e diventa praticamente un percorso orizzontale, perfettamente orizzontale, là dove invece la montagna ha questa forma organica. Vi è una costante in questo mio linguaggio di un confronto fra gli elementi geometrici, gli elementi dei solidi platonici disegnati razionali che contrastano con gli elementi invece organici del paesaggio dell'intorno. Il Museo di San Francisco, e anch'esso nella downtown di San Francisco, si presenta alla base di questi grattacieli belli, brutti, modesti o affascinanti, sono comunque muti. Questa architettura del Courtenvol, dell'International Style, ha perso la sua capacità iconica. Noi non sappiamo se dentro ci sono delle abitazioni, degli alloggi, degli uffici, degli alberghi, una fabbrica. E allora, nel momento in cui abbiamo disegnato il museo, abbiamo voluto invece cercare una forma iconica per mostrare, come dire, la presenza di un fatto collettivo, un rosone di una vecchia chiesa romanica dentro l'anonimato di questa downtown. Poi queste rotture dello spazio interno mostrano quello che Heidegger diceva che era una forza dell'abitare: l'uomo abita quando ha la capacità di orientarsi all'interno di uno spazio. È una bellissima definizione dell'abitare. Chi non sa orientarsi all'interno di uno spazio non lo abita, è in un labirinto, è in una condizione diversa. E allora anche il fatto di trovarsi a un'altezza di 15 metri rispetto al suolo è un modo di sentire la propria condizione all'interno di questo spazio, come lo è per i punti cardinali e così via. E qui vedete nella downtown di San Francisco un piccolo segno, appunto come un vecchio rosone di una chiesa, che diventa elemento di riferimento nel caos della città contemporanea. Questo è un altro invece museo recente a Charlotte, in North Carolina. Anche lì, accanto ai grandi grattacieli, abbiamo fatto questo museo che è l'opposto della casa americana, dove si entra nella lobby e poi la strada è qualcosa di esterno. Abbiamo tentato, come vedete qui, di far sì che lo spazio pubblico della strada rientri e diventi parte dell'edificio stesso. Quindi l'edificio è un elemento che sorge dalla terra, ma che modella questa piazza coperta, poi lascia i suoi spazi espositivi nella parte alta. Una chiesa a Torino, anch'essa in un punto strategico, la chiesa come elemento di contrasto agli edifici
invece degli uffici della curia metropolitana o della parrocchia, è un eptagono, quindi sette lati, sono sette torri che si innalzano per offrire un dialogo a 360 gradi verso l'esterno, ma soprattutto per offrire uno spazio centripeto all'interno, quindi le sette torri concorrono a disegnare un unico spazio. Poi abbiamo tenuto la vecchia ciminiera delle acciaierie della Fiat, qui c'erano le grandi acciaierie della Fiat, come segno della cultura operaia. L'edificio diventa una grande lanterna col ciclo solare che attraversa le diverse ore della giornata. Un piccolo aneddoto sul fondo: alla fine avevamo bisogno di una, in questa geometria, in questo concorrere di una geometria astratta, avevamo bisogno di un'immagine, e allora abbiamo preso questo, che è una famosa fotografia della fine dell'Ottocento, misteriosa, della Sindone, che c'è a Torino, la chiesa si chiama del Santo Volto, l'abbiamo trasformata in pixel, quindi ridotta in bianco e nero, e abbiamo costruito un muro. Questo è un muro, semplicemente col trucco che i corsi in superficie ricevono la luce e i corsi invece leggermente inclinati danno l'ombra, perché vi è un lucernario nella parte alta. E succede questo elemento interessante, che un muro visto da lontano è un'immagine, man mano che ci si avvicina questa immagine scompare e diventa un muro. L'architettura talvolta ha questi salti da un discorso con un macroclima, con un rapporto, diciamo, cosmico, e poi ti riporta invece a una dimensione del lavoro di artigiano e dello scalpellino, che ti offre invece un valore immenso, di un valore molto più ampio. Questa era la fabbrica della Campari a Sesto San Giovanni, stata demolita, e il piano regolatore prevedeva un nuovo utilizzo di tutto l'isolato. Noi abbiamo ricostruito sull'angolo in basso gli uffici, abbiamo tenuto la palazzina che era la prima parte d'ingresso degli uffici della Campari, come segno anche qui di una memoria. Era l'ingresso alla fabbrica, era molto più avanzata rispetto alla nuova edificazione, che è più arretrata, e però ci siamo presi poi la libertà di dare questa nuova immagine, e nel contorno sono stati progettati poi, accanto agli uffici della Campari, delle abitazioni che qui vediamo in forma un po' totemica, sono delle residenze dentro la città. Treviso, qui vicino, un grande isolato di un'altra fabbrica di piastrelle, la Piani, abbiamo, su richiesta della Casa Marche, abbiamo costruito una piazza attorniata dagli uffici e dai luoghi di lavoro per la questura, camera di commercio, gli uffici delle entrate, tutte le istituzioni, diciamo così, statali, con però il leitmotiv che tutti convergono verso la piazza. La piazza è diventata un grande roseto a lato, con sotto la piazza un posto per 2000 auto, una ricucitura del tessuto urbano con questa finalità di un valore collettivo, che è la piazza delle istituzioni. E da qui passiamo invece in cima a una montagna, un contrasto molto forte sulle montagne svizzere. Questo è un wellness, queste nuove diavolerie del turismo, dove sono richieste funzioni multiple, bagno, massaggi, fitness e così via. Noi invece di metterli
come accanto all'albergo esistente abbiamo messo tutti sottoterra in maniera ipogea, quindi c'è un ponte che li collega con l'albergo esistente e poi su quattro livelli diversi ci sono le funzioni richieste, in modo tale che fuoriesce non un edificio dentro in mezzo a queste piante, a questa foresta, ma degli alberi o delle foglie di vetro e di acciaio che portano la luce e la vista dall'interno verso la sommità delle montagne. Quindi un modo per costruire senza costruire, il sottoterra che assume tutte le funzioni e sporgono solo questi nove alberi che sono alberi di vetro e di acciaio. È un ristorante, là dove c'era un albergo, un ristorante con a strapiombo sulla falda che sulla roccia che cade verso il basso, verso il lago di Lugano, sarà un ottagono con questi otto petali, che è stato chiamato un fiore di pietra, nella sommità diventa un ristorante aperto a 360 gradi. E questo è un progetto ancora in corso di realizzazione, è completato nella struttura grezza, ma sarà pronto fra 6 mesi. Mi fermo qua. Possiamo chiudere qui, ringrazio Flavio Manzoni e Mario Botta per la loro disponibilità, anche l'intero staff di Pordenone Legge, l'editore Cornelio Giavedoni e la Fondazione Corini Stampadia nella persona di Mario Gusta Lazzari e il presidente Marino Cortese. Ricordo a tutti che la Fondazione Corini Stampadia è una presenza viva all'interno della città di Venezia, un tassello fondamentale dell'attività culturale col suo museo e la biblioteca frequentata da studenti e studiosi, quindi va supportata perché mai come ora le fondazioni private hanno bisogno del sostegno e dell'aiuto di tutti. Grazie a tutti veramente.